Ok, stiamo dando una piccola spiegazione sull'esercizio che facciamo ora. Praticamente andiamo a lavorare sugli spostamenti e sulla posizione perfetta. Poi più vengono verso di noi le mani. Allora, mi raccomando, ogni volta che sbagliate noi vi correggiamo, eh? Facciamo così, facciamole tante. Sì. Un balzetto? Un balzo. E poi vado verso la palla, va bene? Allora. Vedete, ci sono tanti palloni, eh? Tante posizioni. Arriviamo fino a qua, al massimo arriviamo fino a qua. Ok? Delle coppie, così facciamo tante cose diverse e poi iniziamo da questo. Allora, il primo è questo? Sì. Io calcio a far gol, eh? Sei pronto? Fermati se c'è l'errore, eh? Vai. Stop. Sei già troppo avanti. Sei avanti. Occhio al palo. Leggermente, leggermente, eccolo lì. Noi dobbiamo, non possiamo sbagliare niente, è per quello che facciamo queste posizioni. Quando la punta del piede è leggermente fuori dal palo, sì, noi siamo messi bene, perché dobbiamo fare questo, la posizione è questa e pariamo col piede. Come andiamo ancora ancora fuori, noi sbagliamo tante posizioni e poi lì in mezzo, è chiaro? Non dobbiamo sbagliare, riparti, ok Fede? Forza, testa la palla, andiamo, su! Non ti muovere prima! Stavi già andando là, poi se prendi con il primo palo non ti muovere prima, vai Giampa. Secondo. Dai Fede, vai. Ciao. Bravo. Vedi? La palla arriva lì. Tanto lì deve passare. L'unica cosa, attenzione quando fate una parata del genere, è quel discorso che si faceva anche negli spostamenti a piedi pari. Ok? Quando fate una parata del genere, mi raccomando, non fate questo movimento col piede in avanti. È chiaro? Perché cosa succede? Se vi scappa poi, va a picchiare nel ginocchio, la palla va a finire un'altra volta laggiù. Qua, il movimento, tanto la palla viene verso... Piedi pari, piedi pari, piedi pari. Se devo andare avanti, tanto il movimento è questo, ok? Non fare quel movimento col piede, sono dettagli importanti. Calcio io. Vai Pietro. Qua. Ok. Lì, esatto, esatto, correzione anche sul palo. Andiamo. Baci lo stesso, eh. Copertura, copertura, sono importanti. Andiamo. Vieni. Su, ok. Lì. Non sbagliamo mai la postura, mai. E la posizione. Andiamo. Non andare giù, te la prendi là. Chiamala però. Chiamala in uscita. Non andare giù in anticipo. Il mister. Questa, eh? Andiamo. Occhio, eh. Secondo me, io ero qua. Ho visto il buco. Esatto, io ero qua e secondo me qua hai lasciato spazio. Ho visto il buco, ci ho calciato apposta. Mai lasciare lo spazio lì. Vai. Ehi, non c'è bisogno, bravo, non c'è bisogno di andare giù. Basta che fai questo e la blocca. Allora ragazzi, qua ci sta di fare l'errore, no? Fede, ci sta. Se tu mi sbagli così, è la cosa giusta. Pazienza, ti è scappata, allora dopo cosa andiamo a curare? Magari andiamo a curare la testa, andiamo a curare la velocità della palla, ma se tu mi sbagli andando giù in anticipo, è un errore molto più grave. Dai che va bene, Fede, c'è la posizione, ce l'hai giusta. Pietro, anche te ce l'hai giusta leggermente. Noi dobbiamo trovare, se noi siamo in posizione perfetta, non prendiamo mai gol. Chiaro? Vai, vieni, su questo. Bravissimo, lì. Appena appena più indietro, appena appena. Lì, già cambia, cambia, cambia. Mamma. E ho fatto gol. Deviazione dell'avversario. Però questi qua è reale. Sai perché è reale, Pietro? Bravo, ma perché lì possono calciare così. Lì calciano così perché vengono a tagliare sul primo palo. Ci sono gli attaccanti dietro. Tu lì
devi allungarti tanto, devi provarci. Vai Fede, vieni su. Ok, attento, guarda, guarda, esatto, è qui il pallone, è qui il pallone. Hai capito cosa cambia da un po' da appena appena a metterci perfetti? Andiamo, su, guarda la palla. In piedi, veloce, dov'è? Vallo a prendere. Bravo. Ok. Abbiamo ancora. Adesso è ancora più stretta la situazione. Si apre più per noi, più facile. Ok, io vedo più forte. Quindi se sbagli di un po' io lo vedo. E quando io sto arrivando a calciare, io l'occhio lo vedo del portiere. Vi faccio vedere, guardate intanto che tramonto ragazzi, al mare. Guardate che spettacolo dove ci alleniamo. Pietro, non ti sedere sui talloni, Non ti sedere sui talloni. Più ti siedi tu sui talloni, più non riesci a fare la parata, Vai dritto, Fede, vedi, sì. Stop. Ho visto tutto il buco, Fede. Attenti. Ricordatevi che là loro vedono. Voi pensate di essere messi bene, ma là i giocatori vedono. Se io prendo gol, preferisco prenderlo di là. Qua, no. Primo palo, no. Se me lo fanno, me lo devono fare bello là. Ma qua, no. Per noi è un affronto. Esatto, esatto. Palla ancora, andiamo, su. Ok. Via. Eccolo lì. Lo vedi cos'è? L'ho detto prima, l'hai visto il ginocchio in avanti? Ginocchio in avanti, non va bene. Andiamo Fede, da dietro. Vai. Andiamo su. Vieni. Sì. Allora, guardami, guardami. Io ero già sulla palla. Tu stavi ancora venendo verso di me. Non la fini più. Se tu ti accorgi che l'attaccante c'ha già la palla, e io non vengo. A meno che non sono lì che gli vado addosso. Ma tu stavi ancora camminando, io faccio tu. Esatto. L'ho presa male io, No, era pallonetto. Se ti accorgi che lui sta già calciando, ti devi fermare dove sei. Esatto. Se ti accorgi che invece ci puoi arrivare, allora vado, ma eri in ritardo. Quindi io mi fermavo. Dai. Ok, facciamo quell'altro, mister. Io vado là? No, sì, bravo, bravo. Facciamo quello completo. Attenzione. Adesso la palla è in movimento. Quindi da ferma a movimento cambiano tante cose. Ma cambia più che altro. Tanto volevo dire a tutti quelli che ci stanno seguendo anche sul canale che noi facciamo allenamento in un tramonto eccezionale sul mare. A parte il fumo oggi, non tutti ce l'hanno. Non tutti ce l'hanno, non tutti. Ok. Lo guardiamo, lo facciamo così o lo prendiamo tutto da fuori? È meglio.